Secondo appuntamento con Periferie di Centro, una bella mattinata del sole ha accompagnato questo evento di questa mattina. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, è stata veramente una bella iniziativa, soprattutto la risposta dei più giovani, sono venuti tanti bambini qui, tante persone interessate, al di là delle associazioni coinvolte che ricordiamo sono Legambiente, Lavoro in Corso, Amnesty, Controsenso, tantissime associazioni. Quindi l'intento era quello proprio di muovere un po', come si suol dire, le acque e cercare di fare qualcosa di positivo per il nostro paese. Voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale per il patrocinio morale, l'intervento dell'assessore all'ambiente e del vice sindaco Speranza Belardo. Quindi niente, noi ci siamo e continueremo ad esserci e soprattutto continuate a seguirci perché non ci fermeremo qui. Questa è la strada buona per migliorare la comunità e migliorare il rapporto dei cittadini con il territorio. Quali sono i prossimi eventi del suo sodalizio? Diciamo che prossimamente avremo altri eventi a stampo culturale, il 19 infatti ci sarà la commemorazione di Don Peppe Diana al Caffè Letterario Macri, altra attività che sta facendo veramente bene, ha portato una ventata di freschezza alla nostra piazza. Ci saranno tanti eventi, c'è un calendario a cui stiamo lavorando, vorremmo lavorare con tutte le associazioni, però al momento non c'è stata una risposta di tutte le associazioni, ma noi siamo fiduciosi. Sostanzialmente noi ci siamo, ripeto, e quindi ci saranno tante attività anche sportive, quindi stiamo lavorando a un calendario che sia permanente e soprattutto che sia coerente con le nostre idee.